Tifosi della Ferrari, unitevi, unitevi. Gioite, gioite perché Sebastian Vettel è riuscito nell'impresa di riportare la Ferrari davanti a tutti dopo un anno e mezzo. Bello, vittoria! Bellissima sta, bellissima mattinata. Senti, io però raccogliamo le idee, lanciamo la sigla e ne parliamo approfonditamente. Con calma, perché secondo te la Ferrari può vincere il mondiale? Ve lo dico dopo la sigla. Te lo dico pure io. Vai. Vai. Buongiorno. Mamma mia. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Mi sono scordato di far così perché è quella la cosa. Perché comunque la cattiveria, se rivinceva la Mercedes. Ecco come la chiamo io, Merdeces. Sicuramente non era da far così. Esatto. Ma visto che, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti. Visto che Sebastian Vettel ha riportato la rossa praticamente davanti a tutti, siamo contenti perché da italiani ovviamente tifiamo la rossa. Ovviamente, e quindi sì. Ne parliamo apertamente. Ne parliamo apertamente, quindi allora facciamo un attimo il punto della situazione pre-campionato, quindi vogliamo pre-gara. Vogliamo dire una cosa? Eh? Che ci abbiamo provato a svegliarci la mattina presto? No. Non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo registrata. L'abbiamo registrata e io non ho aperto internet, niente in modo tale che non sapevo che cosa era successo ed è come se l'avessi appena vista. Abbiamo fatto colazione e ce la siamo gustata praticamente. Sì. Praticamente tutta, ragazzi miei. Esatto. E devo dire che sinceramente io mi aspettavo che la Ferrari potesse essere competitiva, anche sì, perché durante i test invernali, insomma, si vedeva che c'aveva qualcosina in più rispetto all'anno scorso. Visto che avevo fatto proprio il punto su questa cosa qua, quindi pre-campionato, riavvolgiamo il nastro e riandiamo un attimo indietro ai test invernali nei quali c'è stato molto silenzio da parte della Ferrari, quindi hanno lavorato molto, non hanno mai pronunciato più di tante parole. No, testa bassa e pedalare. Esatto. Ma te dico la verità che la Mercedes tutti gli anni praticamente nei test si tiene sempre un po'. Se trattiene un pochetto il potenziale perché per non farlo vedere. Hanno acquisito un vantaggio talmente elevato che se lo possono pure permettere, insomma. Avevano acquisito un vantaggio talmente elevato. Te dico che quando sono arrivate le qualifiche, io ho pensato, mo vedrai che la Mercedes si qualificherà prima e seconda con 3 secondi, non dico 3 secondi, ma comunque magari con un secondo di distacco da tutte le altre a partire da quarta, terza in poi. Sì, sì. E invece, vabbè, alla fine è stata una qualifica, insomma, abbastanza tirata, possiamo dire. Sì, allora, chiamiamola tirata perché comunque Hamilton ha tirato quel giro mostruoso e ha dato, mamma mi sembra, all'incirca 3 decimi a Vettel che si è sì, classificato secondo. Però c'è da dire che già dall'anno scorso comunque e anche negli anni precedenti la Mercedes dava alla Ferrari tanto, all'incirca sul giro secco un secondo. Quindi che ha ridotto il gap dei 7 decimi è un lavoro clamoroso. Un lavoro abissale. Per certo, quello ci sarà tempo, insomma, di lavorare sul giro secco, quindi per quanto riguarda la qualifica, ma l'importante è la gara, diciamo. È la gara, però te posso dire una cosa, è pure vero che questo è un singolo circuito e sì, che poi in teoria magari su altri circuiti la Mercedes sarà più competitiva di come lo è stata sta settimana. Ma sicuramente, questo è poco ma sicuro. Però comunque sia, sono segnali importanti da parte della Ferrari perché poi sono segnali importanti. Comincia sta cavolo di gara, vabbè, ovviamente Hamilton stava di Vettel, no. Hamilton parte primo e quindi insomma c'aveva il vantaggio del primo posto. Sì, allora partono, diciamo, le fasi alterne, cioè alternati Hamilton, Vettel, Bottas e Kimi Raikkonen, se non mi ricordo male. Bottas, sì, quello che te dà le Bottas. Comunque è bravissimo pilota, assolutamente. Come no, sostituto di Rosberg, te dico la verità, secondo me hanno fatto la miglior scelta possibile. Ne parliamo tra poco. Sì. Per quanto riguarda la partenza, poi c'è stato il quinto Verstappen che si è provato a infilare nei primi 4, ma poi si è dovuto fermare. Cioè è un ragazzino, perché comunque Verstappen quanti anni diciamo? 17? 19 anni, 19 anni. 18-19 anni, ma sì, insomma, ha preso la patente l'anno scorso praticamente, sì, praticamente, se non mi ricordo male. E comunque vi dico che secondo me poteva essere quella una buona scelta per la Mercedes, ma la Red Bull giustamente è stato giusto così. E quindi comunque Hamilton parte meglio, perché comunque con la prima fase di gara partiva dalla parte pulita del tracciato. Ricordiamoci sempre che chi parte primo parte sulla scia. Sì, in genere è così, non mi pare che ci ho detto una cazzata siderale. No, mi sembra su alcuni circuiti al contrario, però non non
non su tutti, la non maggior parte tutti. No, mi pare che partiva sulla parte pulita. Sì, 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 esatto. E quindi Vettel partiva sulla parte sporca. Si è dovuto provare a inserire. Ha provato, però comunque Hamilton era partito benissimo, quindi va avanti per conto ma suo. Ma la power unit comunque della Mercedes è qualcosa di incredibile. No, rimane sempre diciamo una delle migliori in assoluto. Assolutamente. Però c'è da dire che con il passare dei giri, insomma, c'è stata la sosta di Hamilton che è stata anticipata di qualche giro, perché avevano visto che c'era un calo di prestazioni sulla Ultra Soft, che era la gomma che montava a quel momento Hamilton. L'hanno richiamata ai box con qualche giro d'anticipo e si è ritrovato dietro Verstappen. Quindi sì, ha perso un pochino. Vettel nel frattempo c'era stata libera perché era diventato leader del Gran Premio, ha guadagnato più di qualche secondo su Hamilton, ha inanellato pure qualche bel giro, ha fatto il pit stop. Insomma, e si è ritrovato davanti a insieme Hamilton. Di cause e di concause, che con quel pit stop vuoi la strategia vincente, vuoi sì, la mancanza di performance e di prestazioni nelle gomme appunto della Mercedes, yes, fatto sta che Hamilton non è riuscito più a sopraelevare, a sopraggiungere, no, a soprassedere, a inchiappettare Sebastian Vettel. Anzi, c'è da dire che per quanto riguarda poi le nuove monoposto, hanno cambiato un sacco le regole, sono più larghe, le gomme sono più larghe a loro volta, quindi la tenuta su strada è migliore. Ricordiamoci dei vecchi diffusori della vecchia Brown GP che ci vinse, perché poi è la Mercedes di adesso. Sì, 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 ci vinse praticamente un mondiale a spasso con Barrichello e Button nel 2009. E secondo me sta cosa di allargare le vetture e di farle più ribassate ovviamente va a favorire un po' tutte le vetture e comunque sì, va un pochino, diciamo, come si dice, a penalizzare quelle che hanno sto diffusore. Non so se montano ancora quel tipo di diffusori, perché sinceramente non mi sono informato, però vedo che la competitività è aumentata un pochino. Allora è aumentata però per quanto riguarda i top team, per le prime tre, diciamo, tra Mercedes, Ferrari e Red Bull. Quello è ovvio. Per quanto riguarda le altre scuderie, purtroppo queste nuove regole hanno fatto sì che migliorassero le prestazioni per chi c'aveva più soldi da investire. Assolutamente. E di conseguenza si è aumentato il gap per coloro che hanno meno soldi. Però quindi, te posso dire una cosa, mi piacerebbe ovviamente vedere una Formula 1 in cui una settimana ne vince uno, una settimana vince un altro, magari pure una scuderia che sta un po' più defilata. Sì, 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 assolutamente. Però sicuramente rispetto all'anno scorso, che io certe gare dicevo, no, vedevo quei due là che davanti, se la lottavano solo loro, Rosberg e Hamilton. Ma poi sempre la stessa scuderia. Al dodicesimo giro io certe volte giravo e dicevo vaffanculo, ma hai rotto i coglioni. Palle, davvero, era inguardabile. Dai, tanto meglio che appunto ci stanno almeno tre scuderie che si lottano al mondiale, perché ma se guarda, no, comunque non c'è competitività. A me non interessano tre scuderie, me ne bastano due, perché comunque due piloti di due diverse scuderie che se lottano il mondiale tra di loro è già una cosa diversa, perché tra due compagni di squadra sempre la stessa scuderia è una rottura dei coglioni. E infatti quest'anno ce la vedremo sicuramente tutta. Quest'anno la seguiremo molto sì, però sì, te sì, dica sì, la verità, i gare di mattina presto io non so se ce la faccio. È pesante, è solo per appassionati, insomma, ragazzi, dai. Noi volevamo fare la live reaction in realtà, volevamo farla, però no, vabbè, ragazzi, cioè in realtà la potevamo fare dopo, perché la mattina ci siamo svegliati, ma stavamo talmente rincoglioniti che non mi sembrava il caso, e quindi no, va direi, bene così, direi proprio. Mi dai un voto a Vettel e un voto a Hamilton? Voto Vettel 10 assolutamente, perché comunque gara perfetta, ma il 10 aspetta quello... il 10 però è merito anche della scuderia che ovviamente ha fatto voto una strategia 10 a Vettel e alla ottima. Ferrari, di conseguenza anche alla Ferrari. Hamilton che non mi è piaciuto tantissimo. Non ha espresso il massimo. Per un certo punto ho preferito Bottas, perché si era avvicinato talmente tanto a Hamilton. Gli stava al culo. No, non proprio al culo, però insomma. Secondo e mezzo mi pare che era. No, non mi ricordo, però sono arrivati sul traguardo che erano quasi attaccati. Ha recuperato parecchio, quindi Bottas ha fatto un buon esordio. E voto però 5 alla Mercedes, perché si è dimostrata nervosa con quello sbattimento dei pugni di Toto Wolff che hanno fatto vedere. Nel momento in cui Vettel ha superato Hamilton, loro pensavano di essere iper mega ultra competitivi. Poi comunque sei la scuderia vincente, è ovvio che c'hanno quel qualcosa che dicevo, mi ero del culo. Sì, è ovvio che sia così. No, assolutamente sì. Esordio dei Giovinazzi. Ecco, bravo, proprio quello stavo per dire. Esordio dei Giovinazzi, un bel 7, perché comunque si è classificato 12. È andato 12esimo. Però perché comunque i punti sono fino al decimo. Fino al decimo. Ci sto a capire più un cazzo. Modo GP. Che è fino al 15esimo posto. Che ne parleremo in un video successivo a questo. Se arrivano tanti like su questo. Assolutamente sì. E dicevo, Giovinazzi, foto 7, perché comunque dopo. No, no, so
dopo sei anni ritornano italiani in pista e non solo la Ferrari, quindi adesso abbiamo pure un pilota italiano. Assolutamente. E ha fatto una grandissima gara con la Sauber. Insomma, la Sauber non è una. Non è niente di non che. È niente di che. Se non mi sbaglio, il compagno di squadra Ericsson si è ritirato. O comunque, non mi ricordo. O comunque vabbè, gli è arrivato dietro. Vabbè, e comunque sono, e sono sicuro che se gli diamo qualche gara in più, qualcosa di grande lo potrebbe fare. Ma sicuramente si trova sempre davanti al compagno di squadra. Non dico che arriva primo, ma zona punti sicuramente. Zona punti potrebbe arrivarci tranquillamente. A casa tranquillamente. Come hai visto Raikkonen? Senza fame e senza nota, alla fine è arrivato quarto. È arrivato, secondo me... è arrivato quarto, ma se non mi sbaglio ha fatto pure il giro veloce in gara. Quindi comunque, non me lo ricordo. Mi sembra che al penultimo giro ha fatto il giro veloce. Non mi ricordo se all'ultimo giro qualcuno l'ha fatto più veloce. Pensa quanto stavamo rincoglioniti di sonno. Però, no, certe cose, guarda, ci ho avuto abbagli. Perché vabbè, giustamente la mattina presto. Vabbè, certo. Raikkonen però secondo me piano piano comprenderà ancora più confidenza con la vettura. Quindi potrebbe avvicinarsi alla prestazione che ha fatto Vettel questa settimana. Se guardiamo lo scorso anno, che alla fine Raikkonen alla fine ha fatto quasi meglio di Vettel a livello quasi dei meglio punti. No, quasi cioè, meglio alla per, fine... per gran parte del campionato scorso è stato davanti a Vettel. Sì sì, no, ma potrebbe essere iper, cioè la Ferrari proprio io quest'anno la vedo, e ti torno a parlare della domanda poi principale: la Ferrari può vincere il mondiale secondo te quest'anno? Facciamo questa domanda e poi chiudiamo perché siamo sì. in ritardissimo. Sì, secondo me se la può lottare, cioè per come sì. per come è stata imbastita questa gara, che soprattutto diciamo piccola statistica, nelle ultime 20 occasioni per 13 volte chi ha vinto la prima gara ha vinto il mondiale, ovvero l'Australia ha vinto il mondiale. E non è da poco. E non è una statistica da poco, è più del 50% delle volte, ragazzi. Il che significa che il GP d'Australia praticamente è un po' indicativo. È indicativo, sì, perché comunque quel tipo di circuito si vede che si riaffaccia parecchie volte su altri tipi di circuito. Quindi là si dovrebbe esprimere il vero potenziale della macchina. Diciamo che chi comincia bene a metà dell'opera. Assolutamente, però mai dire mai. Mai dire mai, assolutamente mai dire mai. Perché basta uno sbaglio di strategia, un ritiro tiro de merda, una cazzata in altra, e fu così che il mondiale lo vinse. Chi è arrivato ultimo a sto giro? Il primo che si è ritirato? Oddio, non mi ricordo. Mi ricordo, vabbè, vabbè, lo vinse lui. No, lo vince Lance Stroll. Stronz. Ecco. Vabbè, quindi ragazzi miei, se vi piace questo tipo di video, se volete che noi continuiamo a parlare ovviamente di Formula 1, ma anche di MotoGP, perché certo. sicuramente oggi arriverà anche un video dedicato alla MotoGP, lasciate un like su questo video, non dico tanto, se arrivano 1200 like, sì. la prossima settimana riparleremo appunto. Ci sta la prossima settimana, mi pare di sì. Guarda, non mi ricordo. Non mi ricordo, vabbè, quando ci sta ne parleremo, ragazzi. Ovviamente. Miei. Fatecelo non sapere ne mancherà con un occasione. Like. Va bene? Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, come al solito. Parliamo per 3 ore, a noi ci piace parlare. Ciao, ragazzi. Bella.